Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi figlioli, ci stiamo preparando per il Natale. Sono certo che in casa avrete preparato il presepio, che è molto importante. Nei prossimi giorni credo accenderò anche all'albero, perché anche quello è un simbolo cristiano. Ieri, se vi ricordate, abbiamo parlato del dono, del regalo. Perché si fanno i regali a Natale? Abbiamo spiegato perché, senza saperlo, ci ricordano quei regali, l'unico vero regalo, quello di Dio Padre all'umanità, Gesù, a Natale ci viene regalato. E i centri commerciali sono dei veri e propri santuari ormai pagani, affollati da migliaia di persone ovunque. È capitato a me con il viaggio, vai in zone dell'Italia un po' meno popolose, però è irrinunciabile il centro commerciale, è irrinunciabile, ovunque vai il centro commerciale, è il nuovo santuario pagano. E trovi tanta gente questi giorni che fanno gli acquisti di Natale perché appunto la gente sente il bisogno di regalare qualcosa, ma in realtà il regalo ci viene fatto a tutti noi, ed è Gesù. Gesù è il regalo, dicevamo ieri, di Dio Padre. Ma questa sera vorrei parlarvi di un personaggio enigmatico per certi versi del presepio. Non so se ce l'avete tutti. A me, quando ero piccolo, era uno di quelli che mi piaceva di più. Mi incuriosiva molto. Il pastore che dorme. Ce l'avete nel presepe? Uno può metterlo o vicino alla grotta, o anche sulla montagna, sopra la grotta. Io quando ero piccolo mi divertivo a metterlo nel fiume Finto, dicevo dormi al fresco. Si chiama Benino, sapevate? Benino. E verosimilmente, come tanti altri personaggi del presepio, è frutto dell'ingegno partenopeo napoletano. Sapete che a Napoli c'è la casa, la patria dei presepi. Allora, questo Benino è un pastore che dorme. Come mai? Perché c'è questo personaggio nel presepio? E che cosa significa? Anzitutto, come mai c'è questo personaggio? C'è perché la notte di Natale, se vi ricordate, gli angeli annunciano ai pastori che è nato Gesù, il Salvatore. Ma anche se il Vangelo dice che i pastori vegliavano, non erano proprio tutti svegli, perché era notte fonda, per cui c'era Benino, ecco, si chiamava così, secondo la tradizione, che era un giovane pastorello stanco della giornata che dorme. Questo è il motivo. Ma che cosa significa il pastorello che dorme? Non ci si riferisce con ogni evidenza solo al sonno fisico o fisiologico necessario, ma indica una condizione profonda, quello della, vediamo come posso spiegarvelo, oggi se non fosse equivocato in ragione dei movimenti carismatici potrei parlare di sonno dello spirito, ma è rischioso perché uno pensa subito a quelli che cascano a terra, no? In realtà è qualcosa di diverso, indica quella condizione spirituale di chi si abbandona in Dio, di chi si lascia guidare da Dio, di chi rinuncia ad una propria iniziativa per lasciare a Dio l'iniziativa. E quindi Benino indica proprio questa zona di confine tra le nostre agitazioni, le paure, le preoccupazioni. Ne ho parlato in questa novena di Natale, vi ricordate la paura che Gesù però ci toglie, e quindi questo mondo nostro dove siamo noi attori, protagonisti della nostra vita, però inevitabilmente sorgono le paure, le ansie, il panico, l'angoscia, la depressione, l'ansia. Invece, in quest'altra terra, da quest'altra parte di confine, il pastore Benino che dorme indica colui che lascia fare a Dio. Bello questo. E non diamolo per scontato nella nostra vita. Io in questo viaggio ho portato con me
tutto il viaggio, adesso me lo riporto a casa, un santino, come lo chiamiamo qui, no? Un'immaginetta sacra. Mi è molto cara questa immaginetta, è San Massimiliano Maria Kolbe, che non ha bisogno di presentazioni. Mi è stato regalato da una donna del piccolo resto giapponese, che era venuta all'incontro qualche mese fa nelle Marche. Lei col suo compagno, si devono sposare, ha ascoltato la mia catechesi sulla missione di San Massimiliano Maria Kolbe in Giappone, a Nagasaki. E loro vivono lì vicino. E sono andati, dopo la catechesi, nella chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe di Nagasaki, avendo ascoltato la predicazione di Don Minutella in Sicilia. Poi sono venuti in Italia, sono venuti all'incontro, avevano preso un'immaginetta per me, me l'hanno data, infatti ecco i caratteri giapponesi. San Massimiliano Maria Kolbe, quando arrivano a questo, da una parte mette i brividi, dall'altra stupisce, dall'altra ancora sconvolge forse. Quando arriva la Gestapo, le SS, ad arrestare lui e altri frati per deportarli nel campo di concentramento di Auschwitz, il frate più anziano che sta accanto a San Massimiliano Maria Kolbe comincia a tremare come una foglia e ha paura. San Massimiliano Maria Kolbe avanza verso l'uscio del convento, sereno, padrone di sé, attenti, padrone di sé, e non perché aveva preso qualcosa, ma perché amava la Madonna e si fidava di Dio. E quando il frate, impaurito e terrorizzato, gli dice: Fra Massimiliano, che sta succedendo? Dove ci portano? Che avviene? San Massimiliano Maria Kolbe lo prende sotto braccio e pronuncia sottovoce queste parole, perché certamente anche lui aveva il travaglio. Così, andiamo su via, andiamo a fare la volontà di Dio. Ecco Benino, è un insegnamento quel pastorello che dorme. Non significa il sonno della pigrizia, il sonno dell'oblio, ma indica quella dimensione dello spirito di abbandono a Dio. Non diamolo per scontato nella nostra vita, nei travagli, nei problemi, l'anzianità, la vecchiaia, i dolori, le malattie, le delusioni, i tradimenti, tutto, tutto. Allora, se siamo convinti che la vita è nelle nostre mani, ci angosciamo. Ma quanto dà pace questo dire: Signore, Signore, ma con tutto il cuore, con poche parole, senza dover neanche avere la preoccupazione di parlare bene davanti a Dio, perché Dio guarda il cuore. Signore, aiutami, Signore, mi fido di te. Oppure alla Madonna, ancora di più bello, perché mamma, mamma celeste, ci sei tu, Maria, madre mia, aiutami. Ecco, quello è Benino. Deve esserci un po' di Benino in ognuno di noi. E mi verrebbe di dire: va bene, e invece dico: va Benino. Ecco, ecco, che cresca questo Benino in ognuno di noi, l'abbandono fiducioso nelle braccia di Dio, perché sempre siamo chiamati a compiere la volontà di Dio. Si racconta di Santa Giuseppina Bachita, ve la ricordate questa santa, quella di colore? Le hanno anche dedicato un film. Il suo corpo è sepolto, io sono stato qualche volta prima di essere un delinquente pubblico, a Schio. Allora lei un giorno era divenuta suora, un giorno veniva scelta per i lavori più umili: pulire i bagni, pelare le patate, cucinare, stirare, scopare, queste cose qui nel convento. Un giorno arriva il vescovo di Vicenza ed entra in convento e Sor Giuseppina Bachita, che tutti lì ormai chiamavano la Santa Negra, e non poteva più muoversi, era ormai ammalata, stava pelando le patate. Allora il vescovo, sapendo che era una santa, la avvicina e le dice: sorella, che state facendo?
E lei, continuando a pelare patate, dice: quello che fate voi, eccellenza. Il vescovo rimane un po' così, come dire, disorientato. La guarda e dice: ma io sto facendo una visita pastorale, per dire, voi no, lei non fa quello. E Suor Paquita, sempre con calma, come Benino, gli dice: e perché la fate? E quello risponde: è perché questa è la volontà di Dio. Benissimo, anch'io pelo le patate perché sto facendo la volontà di Dio. Volontà di Dio la sta facendo lei, volontà di Dio la sto facendo io. Ecco, miei cari, sempre non dobbiamo pensarci, il diavolo è astuto, ci fa sempre pensare, ma fino alla vecchiaia, che sarebbe stato meglio se, peggio se si dice tra marito e moglie, genitori e figli, fratelli e sorelle, parenti e amici. È una catastrofe, mai dire una cosa del genere, anche se la pensate, mai dirla. Sono ferite, soprattutto per l'universo femminile, molto forti. E non ti trovi nel posto sbagliato. Dio permette che tu ti trovi dove devi essere. Fidati, che poi quando sarai dall'altra parte, sapete qual è la fregatura? Che poi dopo che lo scopriamo, siamo talmente affascinati da quello che vediamo, che se anche il Signore ci vuole spiegare, poi diciamo: no, ma guarda, dico la verità, si sta così bene che manco mi interessa sapere niente di quello che è successo. Ecco, Benino che dorme, e così mi sembra che quel pastorello che dorme mi fa ricordare un salmo, ve lo leggo, perché lo so a memoria, è il mio salmo preferito, salmo 126, ascoltate: se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori, se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode, e poi ancora, invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate il pane col sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Abbandono. Abbandono fiducioso. Impariamo da Benino. Mettiamolo lì dove volete. Non fate come facevo io che lo mettevo dentro il fiume o nello stagno, perché lì difficilmente si dorme. Ma ecco, possa indicare per tutti noi in questi giorni che ci prepariamo al Natale questa grazia di abbandonarci a Dio. E come ieri abbiamo pregato per tutti i bambini, particolarmente quelli della guerra in Israele e Palestina, vorrei che questa sera pregassimo per tutti gli ammalati oncologici gravi, quelli che affrontano le cosiddette cure palliative, che praticamente significa non c'è più niente da fare, umanamente parlando. Voi penso lo saprete, i centri di cure palliative sono stracolmi di gente di tutta l'età, compresi i bambini, gente che si prepara a morire pur non dicendolo, gente che lavora per capire come morire. Preghiamo per loro, che la Madonna per questa nostra preghiera tutti li benedica e li consoli, e se nella volontà di Dio anche li guarisca. Sia lodato Gesù Cristo.